È bellissimo. È un cuscio, no? Sì, stai in mezzo di te. Credete, tanto quelli che guardano quartieri criminali sono gli stessi, sì, che se sentono la musica mia. Senti, mi sono mangiato. Vai. Il mese è giusto. Il salmone affumicato, avocado, un po' di mozzarella di bufala, spermuta d'arancia. Quando c'è questa situazione 4 sì. contro 1, cioè, a meno che sai schiversi gallo. No! L'ho detto apposta. Che poi pensa, io e lui, come ci siamo conosciuti, tra virgolette, io stavo a camminare, infatti ce lo stavamo a di oggi, stavo a Trastevere con Davide Di Porto, sì. E lui dal barcone mi fa, acicalone! Acicalone! Allora io ho detto, ah beh, era qualcuno, poi dopo mi scrive un messaggio, ciao! Acicalone! So io che t'avevo chiamato! Ho chiamato dalla finestra, stavo a cacere su con Nico Brown, che lui pure tra l'altro ti segue, un mio amico produttore. Comunque stavo con lui, ho fatto, dai, c'è sta acicalone, lui pure fan, e poi ti ho detto, siccome non mi allenavo da 10 anni, e allora famo. Però te sei allenato? Oggi mi sono allenato. No, vabbè, te sei allenato in passato, hai fatto pugilato. Vabbè, beh, mo l'ho fatto scappare. Ho fatto 6 mesi di pugilato, 7 mesi, cioè, mi hanno dato le basi, diciamo che mi hanno dato l'infarinatura base, per cui. Però ce l'ha, in realtà ce l'hai la struttura per far bene, nel senso tu essendo alto con le leve lunghe puoi tenere la gente a distanza, se c'hai il colpo esplosivo va bene. Infatti il buon Daniele mi ha preso di mira, mi rompeva il culo perché diceva te pesi poco, 65 kg, se va a fare gli incontri... Però si io ai tempi facevo 100 canne al giorno e sono scappato. Daniele che ci ha provato, grande il Malori, non so se si ricorda 6 mesi, mi sa che ancora i guantoni gli devo pagare. Sì. Vabbè regà, allora oggi provo a fare un po' di tecniche con Ketama. Se vi interessa rimanete, se no qui c'è un tronco d'albero, venite e ci mettete le chiappe sopra e ve lo inglobate. Prendi questo, lo tiri bene, vedi? Siamo al terzo qua, l'esercizio è loro. Quello è il riscaldamento per le gambe, questo più che esercizio è proprio lavorare. Stringi i gomiti, che ho gomiti stretti, da qua, pam, colpo, pam, okay. Colpo, pam, e infine. Sì, pam. Vabbè, devo tenere la guardia, esatto. Da portare colpi a cerca, moto. Cerca di stare stretto, questo poi ti aiuta molto, perché se io devo tenere questo bloccato, pam, e avvio, pam. Se io sento il cellulare nel video, colpa mia, colpa mia. Mi tincolo. Dai, che non è mai successo. Vai. La prima volta, vai. Il secondo video, no, su perché io potremmo fare di uso fisicamente. No, perché lo sai che lì quando entra il cellulare lì era proprio il clou del discorso. Stava di una cosa fighissima. Sì, ma non era il mio cellulare, io ci ho avuto. Vabbè, io te dico. Lui non ce l'ha il bambino cellulare. Qua dietro col telefono. Questo qua blocchi l'elastico, te lo tieni sulle spalle e da qua pam infili. Dai. La cosa importante, pam, spingi solo sto colpo qua. Facciamo sto lavoro, non per sinistro dritto. Esatto, solo il braccio davanti senza esasperarlo, solo pam, respiro, saltello. Pam. Respiro, saltello. Pam pam, puoi pure doppiarlo. Però prendi tutto il tempo, senza esagerare. Te lo devi sentire sulle scapole. Ok, vai, apri bene le gambe, fletti, saltella, pam. Hai sentito quanto è duro? Fum, sciolto, ce l'hai troppo? Per quello di... all'inizio non è facile, vai, pam. È un po' difficile portarlo scattante con allora, questo coso che te blocca. No, allora stai a fare un errore grosso che è quello di spingerlo e tenerlo. Invece arriva dove arriva e torna. Pure prima, fermate. Esatto, fermate pure prima. Come ritorna in bocca. È lì il lavoro. Perché tu sul pugno normale che c'hai? Pam! E lo riporti. E lo riporti, però non te ne frega. Invece qui c'hai pam e quando torni devi ribloccarlo. Aiutate con le gambe, eh. Passetto e spingi, vai. Ecco, forse ti aiuta di più. Vai, ruota. Impatta, vai. Vai.
senza spingere, senza te, appena hai toccato torna. Vai. Tosto, eh? Stoppa, recupera. Io perché sono abituato con questo, capito? A te sei un attimino tra principi più allenato del mio, giusto un attimo. Ma no, è più una questione tecnica. Ti scatto. È più tecnica, capito? Non è. Ma lui allora, ricordati il passetto, perché il passetto ti aiuta a spingere. Pam, giusto. Queste cose dovete dai. Sai come mi inviano per culo? Eh? Ah, il chicco un pochino ci arrivavo. Sì, ma così te strappi, vai, prova questo, prova così. Questo. Sai quante mi pieranno per culo adesso, quelli i lottatori esperti, guarda che dammo quanto. Mica il mestiere, è come si mette. È come si mette a cantare io che fanno, mi piano per culo. Ognuno c'ha il mestiere suo, dai. Cioè, mi hai dato proprio elastico da la femmina. Cioè, porco zio. Vai. Sciolto. Guarda a me. Vedi, guarda, non si muove. Alza le braccia, ok. Mo non ti scappa più. Mo c'hai le braccia. Ah, ok, mo c'hai le braccia che gli fanno da blocco. Facciamo 30 secondi, vai. Oddio. Più morbido, stai più. Meno frequenza. Meno frequenza. Esatto, ragiona. Allora, tu devi pensare che stai a dare un colpo a una persona, cioè a un avversario, perciò non è continuo, perché sennò diventa meccanico. È più un. È il momento giusto, pam, un filo. Non è il momento giusto, aspetto, mi muovo, capito? Vai. Ecco, vai. Quando vuoi, muoviti, vai. Tieni più alte le braccia se ci riesci. Fatichi pure meno. Più sciolto è il colpo. Tocca e torna. Ok. Più frustato. Ok. Perfetto, recupera. Meglio, hai visto già. Piano piano aumentiamo l'elastico. Sì. Se inizia con l'elastico rosa. Però considera le gambe, eh. Le gambe sono una cosa fondamentale, perché se tu può. Un po', dai. Sì, no, però se tu stai a portare un colpo, come giustamente nuoti, prima parte dal piede e poi arriva. Cioè, ti faccio un esempio, guarda. Se io do un pugno così, è questo. Se do un pugno così, è partito. Ho preso l'energia da terra e l'ho scaricata. Molto questo allenamento, un bel gelatino al Callisto, non ce lo darà nessuno, eh. I zuccheri post allenamento. Giusto, no? È giusto. No? Sì, le calorie bruciate. Io manco devo bruciare troppo, cigaro poi scompaio qua, eh. Se no. Oggi mi sono magnato, prima di venire qua. Puoi sentire, mi sono magnato. Vai. Il mese è giusto. Salmone affumicato, avocado, un po' di mozzarella di bufala, spermuta d'arancia. Allora, c'è un contrasto, secondo me o avocado o salmone. Perché. Ma come salmone e avocado è una coppia? No, perché cioè, vanno a braccetto. Sono gli stessi principi nutritivi, però. Sono due grassi. Però vanno a braccetto proprio. Sì, però sono grassi buoni, tutte e due. Però io farei uno e uno, capito? La mozzarella e bufala, un altro. La mozzarella e bufala, sì, quello non è un grasso buono, però. Quello era per la gola. Devo dire, ho fatto una vitaccia, ma se mi sono mantenuto pure abbastanza bene, perché sul cibo sono abbastanza rigoroso. Sì. Poi comunque considera sempre, vedi quante calorie mangi in totale, nel senso che se te mangi una mozzarella e bufala così grossa. Che ero così se mi mangiavo una mozzarella. Devo essere il metabolismo. Vabbè, c'è il metabolismo. Hai visto? Adesso sinistro, pam. Okay. Destro, pam. Capito? Sinistro e destro, tutti e due dritti. Esatto, tutti e due dritti. Sì, partiamo sempre con i dritti, anche perché qua i ganci non sono facili, capito? Okay. Pam pam. Invece qua ti metti qua. Pam pam pam. Quanto ti piace piappini la camera? Eh? Ah, il cameraman! Questo sei soldi che pia. Sì, è arrivato a 1000 euro al giorno, eh? Sì, Sinistro e destro, sinistro famo e destro. Un minuto, Sciolti. No, io mi vergogno, io so cicano e piappina. Più laterale. Più laterale, vai. Braccio avanti.
sciolto, vai. Non te butta in avanti, rimani composto. Ti muovi, rimani composto. Ok, perfetto, molto meglio. Occhio che col destro alzi il piede dietro, eh. Invece il destro ti sta piantato. Ti sbilanci in avanti. Cioè... Uno, vai, uno, due. Meglio, vai. Ruota, ricorda la rotazione. La rotazione è fatto lento, cioè era com'era. Fallo, allora, rallentatore. Uno, due. Perché spinge il piede, spinge l'anca, spinge il busto, ruota la spalla, colpisce. Busto fa il destro. Il destro, sì, ma io sono mancino, te confondi. E quello mi sto mettendo a specchio. Abbiamo aumentato l'elastico. Allora, stesso discorso, bloccalo sotto le ascelle. Ah, oh, vedi da. No, bravo, no, Giacalone. Mi sa che lui lo devi intervistare, mi sa che lui lo devi intervistare, raccontare la cifra. Sì. Cioè, noi devi raccontarci poi storie criminali lui. Giacalone! A nuovo già. Oh, dopo colacione di Davide Di Porto c'ho pure il Giacalone. Cioè, soprannome da romano vecchio. È vecchio, cioè, sì. Immaginavo che. No, invece ormai è Giacalone, colacione, Rigolone. Il signore in realtà ce l'ha, Cicaloni ci stavano nell'anno 50 a Roma. Erano forse più diffusi. Io pure c'avevo un amico Cicalone detto, tra l'altro sempre qua a Villa Sciara, a 16 anni, mo è andato a fare, combatte tra l'altro, è andato a Tenerife a fare Muay Thai. E lui era il peggio coatto, Cicalone, poi è diventato lottatore, però uno di quelli super elti, cioè è diventato vegetariano, cioè zero, non fa più risse per strada, è diventato un lottatore, diresti il contrario, invece prima pesava 100 kg, puzzava, lottava un coatto tremendo, faceva botte, eh. È diventato tranquillo, un figurino così, però te sfonda. Proviamo allora con questi elastici, vai, andiamoci il tempo, facciamo un po' di vuoto con l'elastico. Ragazzi, se non c'è elastico andate a comprare, e se no fate a vuoto e basta. Ciò, sinistro, destro, sinistro, tre colpi, pam pam pam, sciolto sulle gambe, in movimento, morbido morbido, si sente troppo frustare l'elastico, proprio. Respira, mettici sempre una buona respirazione, vai, 2-3, più morbido, ci metti troppa, prendi pausa, prendi una pausa più lunga, respira, respira, ancora, ok, molleggia sulle gambe, qui si pattina un po', però vabbè. Ricordati la distanza tra le gambe, eh. Questo dislivello appunto. Cozzino. Vai. Uno, uno, uno. Ok. Vai. Più laterale. Vedi, io sto con braccio avanti e con quello dietro. Parti sempre col braccio avanti, dai, 10 secondi. Vai, l'ultimo, 1, 2, 3. Ok, recupera. Cazzo, è dura. Cozzio. Ma sai che non si percepisce la fatica, quello fa ridere. No, cioè, più che altro mi sento tutto scoordinato, perché non vabbè, è facile. Ma scoordinato, se no non stavi qua. Non è facile mantenere la coordinazione con questo elastico che ti porta. Tanti pensano, da Ducazzotti siamo buoni tutti. Da Ducazzotti così. Con l'elastico no. No, ma da Ducazzotti in genere, cioè il cazzotto è disciplina, stringi i gomiti, blocchi, pom, e infili. Questo è un colpo efficiente. Questo non è un colpo efficiente, capito? La famosa frombolata. Infatti l'elastico ti guida pure, perché quando tu ce l'hai qua, vedi, dritto e torni, pam. Poi dobbiamo dire una cosa, a discolpa di tutto quanto, stiamo su un terreno scosceso, erba, scivolosa, buche, cioè più di così, cioè è come farlo in montagna. Bravo, a montanaggio, allenamento hardcore qua. Però si vede tutta Roma, mia. Insomma, vabbè, il riscaldamento mo non l'abbiamo fatto vedere, però era una cosa brutta, eh. Riscaldamento sì, dai, ma hai riscaldato abbastanza, si può dire. Dico il trucco, ragazzi, quando vi riscaldate dovete lavorare principalmente sulle gambe come partenza e riscaldamento, perché
se tu fai partire la gamba, sono i muscoli più grandi, sono quelli dove pompate più sangue e si attiva anche tutto il corpo, cioè arriva un messaggio al corpo e gli dice: oh, stiamo a lavorare. Invece tanta gente inizia a scaldarsi le spalle, però magari non sartella, non fa niente, la gamba ti rimane fredda. E invece la gamba è quella che poi porta tutto, porta il corpo avanti, spinge il colpo, ti permette di evitare, di schivarlo. Se tu sei sempre mobile sulle gambe, consumi più ossigeno e sei più allenato. Quella è la cosa più importante. Tutte novità per me queste, tutte cose nuove. E vabbè, me lo chiedono, però 99% no, nel senso che... Sono fortunato! Sì, sono fortunato! No, sei ultra fortunato, perché se non alleno nessuno io. Ma neanche in palestra, cioè in palestra io faccio lezione, poi se qualcuno dice: oh, mi fai una personal? Perché poi le personal gli poi chiede pure un botto di soldi, eh? Beh certo. Hai visto qua, se non interviene Cicalone, non interviene nessuno. Tu ragazzo, se perde per strada devo intervenire. Ma sai che devi, cioè lì è sta tutto a iniziare, capito? Una volta che è iniziato che ti no. Senti. Ma qui che c'è stato, Muragno? Ho fatto i ragazzi, volevo andare in altre città. Un mio amico c'aveva un pincher, appena ti giravi, 15 anni che andavo a casa sua, ma appena mi giravo mi saltava sui stinchi qua, s'appendeva proprio, cioè io camminavo e quello che mi rimaneva appeso qua gli stinchi, così. Te voleva male? No, ma tutti, sì. Ciao. Tutti tranne la famiglia. Ma io sai che sto ancora flisciato, come cazzo mi sono perso ste lastre? Secondo me prima quando... Ma quello ci ha azzottato, Sì, cioè, sì, no, l'ha azzottato. Si è azzottato, dai, impossibile. Sì, esatto. Sì, cioè ci ha provato. Oppure forse sai che ha fatto, l'ha preso per poi venire a parlare, capito? Anche poteva essere. Perché insomma chiedeva: ma te sei quello da, da televisione? Ma... No, se ragazzi, stavo a flesciare, io stavo a dire, perché eravamo andati a bere la fontanella, a un certo punto è sparito l'elastico viola. Ciao. No, a me, però sai che mi inquieta a me? Che conoscono sia a me che a lui, sta cosa mi inquieta, perché c'è o c'è un pubblico uguale più o meno, dai, cioè mi inquieta sta cosa, perché scusa, è come se tu vai in giro, che ne so, Alberto Sordi con Raul Bova, cioè ciao Raul Bova, ciao Alberto Sordi, quello fa i film, faceva i film 60 anni fa. Vabbè, non te credere, tanto quelli che guardano Quartieri Criminali sono gli stessi, sì, che si sentono la musica mia o bravo, di tanti altri ragazzi. Ci avevo pensato a sta cosa. Ma forse all'inizio con Scuola di Botte c'avevo in pubblico, di, secondo me. Sì, dall'allenamento. I Mischelli, bravo. Allora, facciamo un vuoto qua, vediamo un po' com'è la differenza, poi ti faccio fare il vuoto trattenuto. Praticamente ti metto l'elastico sullo stomaco, tu avanzi e colpisci. Ok. Poi fattene un ultimo così. Così almeno... Sempre il solito. Sempre il solito. Tre colpi, movimento tranquillo. Regà, è un allenamento tranquillo. Cioè lui è il primo giorno dopo una vita, perciò io sto a fare un po' dei rudimenti, un po' di cose non traumatiche, un po' di colpi, eh. E poi taglia bene che mi fai sembra bravo, leva i colpi quelli brutti. Vai. Morbido, morbido, molleggia con le gambe. Respira, respira, meno frequenza, respira di più, respira ancora. Vai, respira, respira. Esatto. Metti dentro aria. Vai. Vai, prendi il bersaglio. C'hai le mani dure che fanno male, lo sai? C'hai le nocche. Porca troia, vai. Occhio, mira bene. Lo so che con l'elastico. Vai. L'ultimo. Ok, tempo, vai, recupera. Allora, diciamo questo qua ti guida un po', anche se tu ti senti scordinato, fregatene, perché questo ti guida sul colpo. Capito? Stai qua e vai sciolto. Te guida, da una parte è pure un tutore, perché non rischi magari di strapparti troppo, perché ti trattiene un po' il colpo. Cioè questo è difficile, tu butti il braccio e te parte un colpo e te strappi, perché comunque quando spingi, a meno che non c'è una superpotenza o strappi, te tiene. Quando alzo, quindi colpisco il vuoto. Ok, no? Però adesso metti bene i piedi per la guardia.
Piede davanti, sì, ma queste scarpe infatti ti fai del male da solo. Stavo a vedere, c'hanno una para gigantesca. Sì, ma mettite più male. Qua, perché lì pattini un po' di... Poi io c'ho pure l'allucione gigante che mi sbatte. Alza la guardia, la mano destra, fagli tocca la faccia. Ok. Vai, stringi i gomiti, due colpi in avanzamento e torni indietro. Avanza, senza buttarti, eh. Non fa l'errore di prima, non incrocia i piedi, non ti buttare. Ok. Vai. Sempre distanza, vai, aspetta che stampo, mi serve. Respira. Meno passetti, più saltelli. Ok. Respira, no, non ripartì subito. Fermate, respira che c'è tempo, eh. Vai. Vai, 30 secondi, stai a abbassare il braccio destro, eh? Soffro a mezzo calcio. Però devi stare sempre attaccato alla faccia, è una protezione. Mo perché non ti sta a menare nessuno. Ok. Meno passeggiata, più saltello. Ecco, vai. Vai. Tempo, vai. Recupera. Quando avanzi cerca di non fare la passeggiata, cerca di fa. No, okay. Che ho queste scarpe, mi fanno stretto e mi fa male il pollice, sì, no, quindi non riesco a. Devo fare un'altra scarpa. Ti serve una scarpa da running, tipo queste, con la tomaia molto leggera. Adesso è una scarpa molto leggera da running, leggermente ammortizzata. Queste sono Nike, sì, classico. Classico. Secondo me le meglio sono Adidas, in linea di massima. Poi se ti vuoi prendere una running, te prendi Mizuno, Asics. Però Asics sono un po' troppo morbidone. Secondo me le migliori in assoluto sono Mizuno. Costano pure di più, però una Mizuno leggera. Te la box pure non andavano bene, tipo le Adidas, quelle robe da box erano tipo le Samba, no? Quelle robe no, mezze strette. Ho fatto uno stivaletto da paura, stivaletto da pugilato ammortizzato, introvabile. Io ho amici che hanno il negozio di pugilato e non si trova. Tazzino dell'Adidas? Sì, io più che altro perché non mi fido che le misure, cioè ogni volta voglio provare la scarpa. Perché la scarpa è proprio la cosa più. Io ho 45, 46. Io non mi fido mai dalla scarpa perché se non calza la scarpa, se te batte. Oh, impazzisci! Se te batte il pollicione. Io impazzisco. Cioè, non, per me si ferma tutto. Infatti, per quello che sto un po' a soffrire, quello che si è messo a fare più. Sono quasi di difesa personale, no? E tante volte non c'è, cioè, serve più tipo lo sguardo, no? Che la difesa personale. Stavo alle 11:30 dopo la. Che c'era il coprifuoco alle 10 su Togliatti, in Bangladino. Col pendente di Calimero ancora, non so se te ce la presente, c'ho sto no, ma con diamanti. Ma c'hai diamanti bello, veri? Allora. Poi se lo vedi da lontano può essere che lo pensi che è finto, perché è talmente grosso che dici vabbè, te pare questo gira su Togliatti a mezzanotte col coprifuoco con pataccone da 10 sacchi sul collo. Vabbè, te la sei cercata, dai. Io sì, me l'hanno cercata. Io gli faccio sentire, ecco, sono stato una settimana fa in Africa, sono stato nei peggi posti, non mi fai paura, vuoi questo, mi devi lasciare steso per terra qua così, cioè, devi ammazzare. Me devi trovare, se non ammazzare, mi devi lasciare in coma, poi mi ci cioè, metti X a lasciarmi in coma, però mi devi lasciare in coma, tu devi accollare. Te devi combattere. Bravo. No, ma se ci mette X, però comunque è reato. Vabbè, cioè, però, se poi sono Bibi, ti hanno lasciato il mio in coma, insomma, cioè, te lo devo accollare. Manca era detto, magari. Manca era detto, cosa. Vabbè, c'hanno quattro marocchini, era detto, vabbè. Mica so. Comunque, capito, se invece magari faccio quello, no, addio, tutto timido, mi dava uno schiaffone, mo levava e manco serviva che mi lasciava per terra. Quindi, sì, a difesa personale ci fai poco quando stai in quando c'è questa situazione, 4 contro 1. Oh, cioè, a meno che sai schiversi gal. No! L'ho detto apposta. Steven Sega, poi. L'ho detto apposta. Steven Sega. L'ho detto apposta, Gigal. Attacca il gomito qua. Piega e sali. Vai. Uno. Oh, ok. Duro? Te do il nero? Vai. Occhio non scende. Rimani bloccato, eh. Vai. 3. Fanne 10 e poi cambi braccio. 4. Respira, 5, 6, 7, vai,
8, 9, minchia, vai, l'ultimo. 10, vai. Al 10 è giusto, perché arrivo al decimo. Arrivi al decimo che stai proprio tirato. Sono perfetti perché. Ce l'ha tutto, ce l'ha. Ce tutto. Se tu, se tu organizzi, ce fai. Ciao! Ciao, belli, un saluto. Ci vai, 1, 2, stai bello attaccato, 3. Non piega la schiena. Cerca, tieni il collo. Guarda in alto, guarda davanti. 4, vai. 5. 6, 7, 8, 9, vai, 10, bello, no, a me piace troppo, guarda come gioca, sì, è simpaticissimo, ecco. È un bulldog francese. Sì. Boston Terrier si chiama. Boston Terrier. È bellissimo. È un cuscio. Sì, stai messi. Perché sono vispi. Sì, bravo, sono socievoli. Sì, sono socievoli, bravo, quella è la cosa. Perché ci sono dei cani che stanno lì dopo. Il mio pure è così, è socievole. Invece... per cazzo che la palletta non è pure troppo socievole. Se metti là sul divano, sta a vedere un film, arriva lui con la palletta così, non te molla più finché non gli è figo perché.